Buonasera e benvenuti a tutti all'incontro che questa sera ospitiamo sulle nostre pagine, a partire da questo volume, Le competenze psicoterapeutiche. Incontreremo le autrici Laura Fruggeri, Francesca Balestra ed Elena Venturelli, in dialogo con tre specialisti, psicologi, psichiatri e nonché l'editor che ha seguito la pubblicazione del volume, Daniele Malaguti. Prima di presentarveli e chiamarli in video, vorrei ricordare che questo incontro è stato realizzato con il contributo del Centro Bolognese di Terapia della Famiglia di Bologna e chiamerei quindi in video Anna Castellucci per un saluto da parte loro. Buonasera a tutti. Devo dire che come rappresentante del Centro Bolognese è con orgoglio che do il via a questo incontro di presentazione del libro sulle competenze psicoterapeutiche scritto appunto, come si diceva, da Laura Fruggeri, Francesca Balestra e Elena Venturelli. Quindi è un saluto da parte la contentezza, no, di ospitare insieme all'edizione del Mulino questa serata. E prima di dare la parola agli organizzatori, vorrei sottolineare che questo libro è un contributo fondante per tutti gli psicoterapeuti, sia clinici che formativi, per riflettere sulle diverse competenze che possono essere oggetto di apprendimento e insegnamento. Questo lo dico come una didatta e anche come una clinica. È un libro questo che fa ordine e dà struttura. Inoltre, proprio per l'impostazione che è stata data, credo che possa davvero essere un utile riferimento per altri professionisti che operano nei servizi sociali, educativi e sanitari. Quindi davvero grazie per questa opportunità e do la parola agli organizzatori per dare inizio alla discussione sul libro, alla riflessione. Grazie Anna, grazie davvero. E passerei a questo punto la parola a Daniele Malaguti, che è sia l'editor che ha seguito il volume e che è uno dei nostri relatori specialisti. Chiamerei però anche in video, prima di lasciare a lui la parola, i nostri ospiti Roberto Goisis, Antonio Caruso, e le tre autrici che abbiamo già nominato, Laura Fruggeri, Francesca Balestra ed Elena Venturelli. Grazie a tutti. Grazie Alessia, grazie appunto per questa organizzazione. Do qualche accenno su come svilupperemo questa discussione che vedrà appunto coinvolti Roberto Goisis, Antonio Caruso da una parte e le autrici dall'altra. Svilupperemo la presentazione con un primo intervento in un ordine rigorosamente alfabetico inverso, a partire appunto da me, poi a seguire Roberto Goisis e Antonio Caruso, a cui farà seguito appunto una risposta da parte delle autrici. E apriremo poi successivamente anche alle domande e alle considerazioni che chi ci sta seguendo vorrà fare e che potrà cominciare appunto a mandare anche già da questo momento, diciamo. Prima di partire, presento Roberto Goisis e Antonio Caruso, che appunto sono con me i lettori di questo volume. Roberto Goisis è psicoanalista, docente di diverse scuole di psicoterapia, nonché insegna all'Università Sacro Cuore, Cattolica Sacro Cuore di Milano. Antonio Caruso è psicologo psicoterapeuta di orientamento sistemico e socio-costruzionista, docente nell'omonima scuola. Da più di 20 anni ha lavorato nel sistema sanitario nazionale, nonché ha fondato nel 1994 Pantarei. Io sono appunto Daniele Malaguti, sono l'editor di psicologia della società editrice Mulino e ho avuto l'onore
di seguire appunto il volume assieme alle autrici da un lato, e dall'altro sono anch'io psicologo e psicoterapeuta di orientamento rogersiano, docente dell'Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona fondato da Carl Rogers e da Alberto Zucconi, e insegno nell'Università di Trento. Partirei appunto da me e poi lascerei successivamente la parola a Roberto e ad Antonio nelle considerazioni che hanno suscitato in tutti noi appunto la lettura di questo testo. Io credo che ci siano testi, libri, diciamo, libri che leggi e da cui acquisisci informazioni, e libri che, con cui paradossalmente dialoghi nella lettura che fai. E per me questo è stato un libro con cui ho instaurato un dialogo legato al riconoscimento che ho ritrovato tra quello che è il mio modo di fare psicoterapia e il sistema teorico di riferimento, e quelle che ho ritrovato nei contenuti del libro stesso. Le autrici sviluppano in modo molto lineare, chiaro, e danno ordine anche alla mole di materiale che si è sviluppato negli ultimi 30 anni nella ricerca dell'efficacia della psicoterapia, e nello stesso tempo ho ritrovato come, oltre all'ordine, tentino anche di dare una risposta a diverse, direi, aporie. Da una parte la specificità di un modello, dall'altra il fatto che esistano fattori comuni che sembrano superare qualsiasi modello e che permettano quindi di dire che ogni psicoterapia, indipendentemente dall'approccio, può essere valida. Questo è una delle sfide che il volume ci dà. Dall'altra parte, quello che invece vorrei notare, legato appunto a questa dimensione del dialogo come lettore rispetto alle autrici stesse, dialogo nel libro, non con le autrici, ho avuto anche la fortuna di dialogare con Laura, Elena e Francesca, ma è qualcosa che è venuto dalla lettura, diciamo, è legata al sentirsi anche riconosciuti nei diversi autori che citano, che non sono i miei autori per certi versi, e nelle provenienti dalle diverse tradizioni e nei punti che toccano appunto del volume stesso. Quello su cui mi vorrei soffermare per dare un assaggio di una lettura che deve essere necessariamente completa e che mi ha in un certo senso colpito, è quando le autrici parlano dell'autoriflessività e come intendano l'autoriflessività come una consapevolezza che noi abbiamo dei nostri delle nostre, diciamo, dei nostri pregiudizi, ma dei nostri pensieri, dei nostri sistemi di riferimento, dei nostri valori, e come l'autoriflessività permetta, ovvero questa consapevolezza, di sviluppare e renderci in un certo senso laici rispetto alle ipotesi che sviluppiamo nella relazione terapeutica. La capacità di essere consapevoli dei nostri sistemi di valori ci permette di anche falsificare ipotesi che ci facciamo durante il processo terapeutico, e nello stesso tempo quello che mi aveva colpito è come essa stessa permette anche la costruzione di una relazione terapeutica efficace. E nel modello rogersiano Rogers ha sviluppato una teoria della psicoterapia che si fonda su tre grandi pilastri. Uno è la natura umana, sostanzialmente, è la persona e come si considera la persona, e il correlato di questo è che l'atteggiamento è quello dell'accettazione positiva incondizionata, ovvero la
l'accettazione dell'altro come portatore di potenzialità nella propria crescita personale senza un giudizio, quindi una natura ottimistica della persona. Dall'altra parte, un altro elemento importante della terapia è l'empatia, ma un terzo elemento che definisce la terapia rogersiana è quella che viene definita la congruenza, intesa appunto come la consapevolezza che abbiamo momento per momento noi terapeuti nella relazione con il nostro cliente, barra paziente, in questo caso per i rogersiani si chiama cliente, ma direi la persona, e come questa consapevolezza passi attraverso la consapevolezza dell'esperienza che noi viviamo rispetto ai nostri pensieri e alle nostre emozioni. Quindi una capacità di monitorarci momento per momento all'interno della terapia in un contesto in cui siamo consapevoli di quello che suscita in noi il cliente nella relazione e nel portato che ci porta nella terapia stessa. Questo è il concetto di autoriflessività. Li ho trovati molto simili e mi ci sono riconosciuto, diciamo, e da qui il dialogo. Nello stesso tempo, la cosa che ha aumentato questa e ha confermato questo riconoscimento come lettore sta nel fatto che molte pagine più avanti le autrici citano Cechin e sostanzialmente citano, mi permetto di farlo a memoria, quindi in modo del tutto impreciso, l'autoriflessività come un elemento portante dell'empatia stessa. Arrivano quasi a dire che non ci può essere empatia senza autoriflessività. Ebbene, la stessa cosa succede anche nel modello rogersiano. Nel modello rogersiano lo stesso Rogers disse, ha sostenuto nella verifica anche del modello si è visto come non ci può essere empatia senza congruenza. L'una bilancia quell'altra. Qui sta il tema del riconoscimento che ho trovato nel libro. Allo stesso tempo lascio le autrici, oltre che con questa considerazione, con un'altra, diciamo, domanda, e da qui vado a chiudere un po' il mio intervento. Domanda barra curiosità. La ricerca effettivamente ha detto che i fattori comuni sono... spiegano molta della varianza dell'efficacia della terapia, si direbbe, no? In modo statistico. Bumpold ha anche prodotto dei pesi, dei diversi fattori sull'efficacia della psicoterapia in una recentissima ricerca che è stata citata da Baldoni sul Giornale Italiano di Psicologia. Ma nello stesso tempo... gli elementi che sono la persona da una parte del terapeuta, gli elementi che sono la qualità della relazione dall'altra, ma lo stesso modello di riferimento sono davvero sovrapponibili, possono essere integrati, sono incompatibili nel porre un tema della competenza come sviluppo della nostra capacità di essere terapeuti. Quindi in un ambito, come appunto si è detto anche in apertura, di formazione ma anche di crescita continua del terapeuta nel suo fare psicoterapia. Mi fermo qui e passo la parola a Roberto e a un'altra visione, e poi a seguire Roberto chiedo di lasciare la parola tua ad Antonio. Ok, eccomi qua. Buonasera a tutti, a chi qua insieme a me nello schermo e a chi ci ascolta dall'altra parte. Dirò qualcosa che parte anche un po' dalle mie sensazioni personali. Può sembrare che faccia un po' dei personalismi, ma in realtà ha un senso in quello che andrò a dire. Quando mi è stato chiesto di partecipare alla presentazione di questo libro, io ho risposto sì, come spesso mi accade quando ho voglia di farlo.
E dopo mi sono trovato in mano il libro, quando mi è arrivato, l'ho visto, ho detto, ah, bel libro, bella copertina, bel titolo, e poi l'ho lasciato lì. Quando ho iniziato a leggerlo, ho visto che cosa trattava, ho scoperto che c'era coinvolto tutte le colleghe che lavorano nella terapia della famiglia, mi sono detto, ma io che cosa c'entro? E mi è venuto il solito sgomento pre-presentazione. E allora ho recuperato il rapporto con la copertina, queste bellissime vignette di vari assetti e dimensioni della relazione terapeutica, ma soprattutto il titolo, la competenza. E le parole contano, lo sappiamo tantissimo quanto contano le parole, pare che senza parole non faremmo il nostro mestiere, ma mi è venuto in mente Nanni Moretti quando dice che chi parla male pensa male, mi è venuto da pensare che chi usa brutte parole o cattive parole non belle anche pensa altrettanto male. E così l'ho letto e ho trovato in questo libro un filo rosso che un po' che vorrei condividere con voi e mi ha attivato anche la memoria, perché improvvisamente mi è venuto in mente, io sono uno psicoanalista, uno psicoterapeuta di orientamento dinamico, quindi lavoro in un assetto assolutamente individuale, però a questo punto mi è venuto in mente che il mio professore, quello di tesi e poi anche di specialità, mi aveva coinvolto, essendo anche lui uno psicoterapeuta di modello individuale, in delle terapie, delle sedute familiari, e quindi qualcosa c'era evidentemente nella mia formazione, e poi che in famiglia una lontana parente, una cugina di uno zio di mia moglie era Mara Palazzoli Selvini, e quindi in qualche modo qualcosa di comune è arrivato. Cosa mi ha colpito del libro? Io provo a parlarvene rapidamente, perché è impossibile descrivere questo libro, è un libro che va letto, e va studiato, ma va letto soprattutto. Beh, intanto si parte dalla ricerca. La ricerca è una delle passioni che hanno accomunato me, Daniele sicuramente, e un nostro caro amico comune, Gerardo Amadei. I fattori specifici e specifici, altro punto che ci ha coinvolto in un manuale. E dei fattori specifici mi è piaciuto tantissimo un concetto che voi esprimete. È molto forte la presenza della formazione nel vostro libro. E voi parlate di insegnare la specificità. E questo mi aveva colpito molto quando da informazione da giovane io ascoltavo dei colleghi che mi piacevano molto e mi dicevo sì vabbè, però sono loro che lavorano così e quando mai io imparerò se non mi spiegano la tecnica, no? Perché è il loro stile. In realtà io credo che lo stile si possa, è come insegnare, e sono proprio questi aspetti della specificità che possono essere insegnati forse in maniera ancora più utile e molto più proficua che la specificità, che invece rischia di diventare invece un modello un po' rigido. E continuo con le parole. La psicoterapia come incontro fra persone. Qualunque psicoanalista in Italia ha in mente subito la Luciana Nissin che scrisse questo meraviglioso articolo, Due persone che parlano in una stanza, per descrivere la relazione analitica. L'alleanza terapeutica come costruzione e co-costruzione. E la competenza come, è una parola che torna frequentemente nel vostro libro in due punti molto forti, come la saper cambiare punto di vista. Punto di vista, come sa Daniele, è una parola molto cara a me, ma è molto bello che la competenza sia intesa proprio come un'espressione del nostro poter vedere diversamente le cose che facciamo. E qui c'è un tema che voi citate, quello delle ipotesi, come modo di lavorare, di incontrarsi con il paziente. E a me è venuto in mente il confronto subito con il modello psicoanalitico e quello dell'interpretazione. E com'è bello pensare che una buona interpretazione in realtà non è altro che una ragionevole e umile ipotesi che viene presentata al paziente. Io le chiamo le interpretazioni appoggiate su un vassoio d'argento, cioè quelle che permettono con la dolcezza e la gentilezza di porre un'ipotesi su cui guardare il funzionamento, le cose del mondo, che poi noi chiamiamo interpretazioni, ma in realtà adesso sono forse più ipotesi interpretative su cui collaborare con il paziente. E un altro punto, molto parola vostra, sempre le domande. Forse dal mio punto di vista è una delle cose che mi ha toccato di più. Le domande, così diverse dal silenzio, che spesso viene attribuito all'analista tradizionale, silenzioso, silente, asettico, apparentemente astinente e neutrale. In realtà le domande, di nuovo come delle buone ipotesi, sono un modo con il quale entrare in una relazione. E qui mi si è attivato il ricordo di quando io incontrai l'intervista semistrutturata di Kernberg, con tutta la sua sequenza di domande, che modo diverso di intendere un lavoro analitico, ma che modo di stare in contatto
ovviamente con una domanda che apre a un pensiero. Voi fate delle distinzioni bellissime su tutti i vari modi di porre domande, e a me è venuto in mente quanto spesso a me viene da chiedere una persona che arriva da me: ma io cosa posso fare per lei? Che cosa si aspetta da una psicoterapia? E via con le domande che invece diventano poi una domanda dialogica, e le domande che diventano narrazione. Ecco un'altra delle parole chiave, secondo me, del vostro libro, in una relazione che è intersoggettiva, che va a costruire appunto quella alleanza terapeutica così importante. Altre parole ancora. La connessione emotiva, che mi ha richiamato alla sintonizzazione. Parlate di ironia, parlate di scherzare, parlate di un clima appunto di relazione dove ci si possa trovare bene e anche piacevolmente, fino ad arrivare al coinvolgimento. Non sono parole mie, lo dico, voi lo sapete, l'avete scritto, dico chi ci sta ascoltando, sono parole del libro, ma lette in questo modo diventano veramente un discorso. Allora il coinvolgimento diventa lo scopo comune, diventa la creazione di una sicurezza e di una base sicura. E qui c'è un'altra parola bellissima, la citate anche questa più volte, la danza. Cosa c'entra la danza con la terapia? Beh, c'entra e come. Molte sedute sono in realtà un ballo, e una danza che noi compiamo insieme ai nostri pazienti. La vostra è una danza di gruppo, perché siete in tanti, no? Sia i terapeuti, sia gli interlocutori. La nostra spesso è una danza due, una danza un lento, spesso un valzer quando viene bene, un tango con momenti più drammatici, ma la danza è un termine bellissimo per parlare di terapia. E per danzare bisogna avere una buona consapevolezza, perché sennò non si sa dove si mettono i piedi, non parliamo delle mani, e rischiamo di fare del male all'altro. E qui la consapevolezza si sposa, e Daniele sorride perché sappiamo ancora di chi stiamo parlando, di cosa stiamo parlando, con l'autoconsapevolezza, no? Che è un bellissimo passaggio. E qui arrivo a un'altra parola, oltre alle domande, che mi ha così proprio emozionato: esercitare un pensiero divergente. Beh, non so se nella vostra storia, questa magari diventa una mezza domanda, è passata la figura di Giancarlo Zapparoli, psicoanalista milanese, esperto nel lavoro con i psicotici, e poi di nuovo Gherardo Amadei. Esercitare un pensiero divergente, secondo me, è una delle sfide più belle che un terapeuta può fare, in qualsiasi formazione provenga, da qualsiasi modello abbia in mente, perché dal pensiero divergente nasce appunto di nuovo un punto di vista, nasce la curiosità, e poi nasce la terza parola più forte che ho avvertito, che è, io lo chiamo una specie di mio marchio di fabbrica, ma mi è piaciuto, quando lo trovo negli altri mi piace tantissimo, l'immedesimazione, di cui voi usate la parola italiana, no? Cioè il punto di vista del paziente, di nuovo, mettersi nei panni dell'altro, diciamo noi, quello che gli americani chiamano mettersi nelle scarpe dell'altro, come modo per raggiungere proprio il paziente laddove si trova. Ci sono aneddoti meravigliosi, il mio formatore è stato Tommaso Senise, che raccontava una volta, scherzando con Zapparoli, che a lui sarebbe piaciuto raggiungere gli adolescenti andando mascherandosi nelle discoteche per poterli incontrare, vedere laddove loro stanno. E voi lo dite proprio, raggiungere i pazienti là dove stanno. Parlate di una psicoterapia che sia capace di entrare anche, tener conto della dimensione sociale, e poi di poter lavorare in una sfida quasi impossibile, no? Con le persone che hanno bisogno di non aver bisogno. Non so se è il termine esatto che usate, ma il concetto che esprimete è questo. Io so di aver fatto più che il ballerino e il saltimbanco in queste mie parole, ma volevo dirvi il piacere che io ho trovato dallo sgomento iniziale al trovare poi dei punti in comune così forti. Immagino che se sono emersi, probabilmente c'è anche una reciprocità. Io li ho trovati in voi, ed è probabile che voi li troviate in me o in chi lavora magari appunto con un modello differente. E quindi volevo dirvi che, a proposito di famiglia, mi sono sentito a casa, tra figure e pensieri proprio per me molto familiari. Amo e professo la trasversalità e una visione orizzontale di ciò che ci accomuna, piuttosto che una visione verticale di ciò che ci differenzia. Domanda: è un problema epistemologico questo? Io ho una risposta che nei gesti vuol dire questo, chi se ne frega, ma perché questo che voi professate, in cui mi sono sentito in sintonia con voi, sia il modo con il quale ci si può parlare, ci si può capire, si può imparare,
tanto e io ho imparato dal vostro libro, non sono un ragazzino ma ho imparato e vi ringrazio per questo. Ma sicuramente questo di usare questa circolarità e trasversalità, secondo me, è l'unico modo con il quale si possono curare le persone. Quindi grazie del vostro bel lavoro. E adesso passo io la parola a Antonio direttamente. Ok. Ok, grazie. Ovviamente non posso non ringraziare gli autori, le autrici che mi hanno chiesto e voluto in questa presentazione insieme agli organizzatori. Quando ho ricevuto il libro, prima ancora di sapere di questa presentazione, ero in una fase particolare perché dovevamo decidere i nuovi libri, diciamo, da adottare per la nostra scuola di specializzazione ed era proprio in quelle ore quasi che stavamo decidendo insieme alle colleghe e ho potuto solamente leggere in quel momento il menu, ma mi è sembrato estremamente interessante, quindi ho deciso che assolutamente doveva essere adottato il libro perché sentivo che mancava. E quindi poi sono andato invece a leggerlo con più calma, per fortuna, e ho avuto solamente la conferma di questo. Solamente questo voglio dire su questo libro, diciamo, a merito di questo libro, rubando delle parole che Anna Castellucci ha detto proprio all'inizio. È un libro che lo leggi e dici, accidenti, ma c'è scritto tutto quello che cerchiamo di insegnare in anni, eccetera. E però è una summa ed è una mettere in ordine tutte queste idee. E io dico che questo, forse sono eccessivo, ma veramente un libro che mancava, perlomeno nel nostro contesto. Finita con questa parte, c'è una cosa che voglio sottolineare in questa mia dialogo, chiamiamolo così, con il libro innanzitutto, come Roberto diceva e anche... l'esordio parla della ricerca e sottolinea un aspetto che ben sappiamo di quanto i fattori extraterapeutici abbiano una importanza superiore di fatto, no? Si parla del 40% superiore di fatto a tutti gli altri fattori, a quelli più specifici. Questi fattori extraterapeutici che sono, dicono le autrici, la storia del cliente, il contesto, quindi tutti quegli aspetti che in qualche modo non vediamo così presenti nella relazione più specifica tra terapeuta e paziente, pazienti, sistema, a seconda del linguaggio che utilizziamo e del modello che abbiamo. Ecco, ma io mi sono chiesto, e questa domanda mi è sorta leggendo gli ultimi capitoli del libro, cioè il nono, il decimo e l'ultimo, cioè costruire reti, l'analisi multiprocessuale e oltre la psicoterapia, il titolo di questi tre capitoli, e lì mi sono chiesto, ma accidenti, ma qui stiamo parlando di tutti quegli elementi che caratterizzano di fatto il modello sistemico, che sono quegli elementi, no? Benson parlava dell'impossibilità di leggere tutti i circuiti cibernetici che sono connessi, no? In questa sua visione, diciamo, ecosistemica, okay? Noi abbiamo solamente lo sguardo su degli archi, no? Di questi circuiti, quindi sono molto limitati, eppure il modello sistemico è costantemente fuori, viene da dire, dalla stanza di terapia, è costantemente attento al qui ed ora, ma contemporaneamente ad uno sguardo molto più ampio, che è contestuale, per esempio, ed è uno sguardo che in qualche modo ha presente, immagina tutto ciò che è molto più, come dire, che va molto oltre la stanza stessa di terapia. Non è un caso, per esempio, che anche quando noi lavoriamo con il modello sistemico individualmente, in realtà è come se davanti a noi vedessimo sempre i membri della famiglia minimo, piuttosto che altri significativi presenti.
Ricordo un libro che leggevo quando ero al liceo, Giovanni Gervis, dove lui diceva in realtà che la stanza, all'inizio, quando un paziente si presenta, la stanza è piena, diciamo, gente, che sono fondamentalmente i membri della famiglia. E poi più la terapia va avanti e più si libera. E alla fine, come dire, vengono fuori dalla stanza i vari personaggi della famiglia. Ecco, in un certo senso, noi facciamo forse un'operazione, ovviamente il significato era diverso e lo condivido assolutamente, ma possiamo dire che facciamo un'operazione inversa, cioè chiunque c'è nella stanza, uno, due, una famiglia intera, però come se noi in qualche modo cercassimo sempre di guardare, a me piace immaginarlo così, come se fosse un'allucinazione, a vedere i fili che connettono le persone al contesto più ampio, al contesto sociale, al contesto per esempio lavorativo o scolastico, e fino, no, come viene descritto anche dagli autori, fino agli aspetti più sociali, al contesto sociale, culturale e così via. Ecco, allora io mi chiedo, e non è ovviamente un'affermazione, però mi ha stimolato questa riflessione, io mi chiedo, ma allora, se questo è il nostro modo, o questo è il modo di sviluppare il pensiero sistemico, se l'epistemologia sistemica e cibernetica ci invita costantemente a guardare proprio a questo modello contestuale ecologico bezzoniano, no? Ma allora, quei fattori extraterapeutici che hanno molto più a che vedere con la storia del cliente, con il contesto di appartenenza, ma siamo proprio sicuri che in qualche modo questo modello non li tocca? Non riesce in qualche modo a non solo a farli entrare dentro la stanza, o meglio nella testa magari, del terapeuta per poter costruire appunto le proprie ipotesi, per costruire le connessioni tra la sintomatologia del paziente, tra la sofferenza che ci viene portata in terapia e questi aspetti, non solo in questo senso, ma non è possibile che invece per il modo di fare terapia, per le ipotesi e quindi per come le ipotesi poi ci guidano nelle strategie terapeutiche, non è che in qualche modo tocchiamo anche quel 40% di fattori extraterapeutici? Mi incuriosisce questa riflessione. Potrei dire che mi piace pensare che il nostro sguardo così ampio, banalmente sistemico, proprio per questo motivo, in realtà, non possa non pensare di, in qualche modo, di toccare, uso questa espressione, no? Di toccare, di influenzare, di prendere in considerazione, forse anche in qualche modo di maneggiare, nel senso di metterci mano a questi fattori. Beh, se così fosse, sarebbe interessante, ma forse questo è un compito che non spetta a me come clinico e come formatore, ma spetta ai ricercatori, a quelli seri, diciamo, non alla ricerca che ogni tanto facciamo anche noi, insomma, a quelli seri, andare a vedere, per esempio, se questi fattori sono influenzati da, in modo differente dai differenti modelli. A me piace pensare che se c'è un aspetto, mi è piaciuto molto ovviamente l'intervento dei colleghi, mi è piaciuto molto l'intervento del collega Goisis Roberto, che ha illustrato e attraversato con costante analogie, tra l'altro citando persone che io mi porto nel cuore incredibilmente, perché ha citato Tommaso Senise e io ero un bambino quando andavo, avevo la fortuna di poter partecipare, per, non so per quale motivo, forse perché lavoravamo in questo servizio pubblico in cui lui ci occupava di adolescenti, mi faceva la supervisione, ed era già molto anziano allora, e tra l'altro un'altra persona a me molto cara è Gherardo Amadei, che ho avuto la fortuna di incrociare proprio anche all'interno della nostra scuola. Mi è piaciuto molto questo aspetto di collegamenti costanti con alcune parole, con alcuni significati che noi troviamo nel libro e quindi che appartengono, diciamo, alla cultura delle autrici, e invece tutto un mondo che è il mondo più di appartenenza, diciamo, dal punto di vista clinico del collega. Però mi chiedo se, per esempio, invece questi aspetti
appunto che io trovo nel libro, soprattutto negli ultimi capitoli, non siano invece degli aspetti che quelli sì, in qualche modo diventano l'identità, la peculiarità, e quindi anche la differenza, no? Perché, come dire, io credo che sia molto utile, molto bello la possibilità di ritrovarci, e questa serata è anche questo per me, ritrovarci con sguardi, con punti di vista differenti, ma scoprendone anche la grossa prossimità, no? Però come tutti sappiamo è anche importante l'individuazione, no? Allora mi chiedo, ma sono questi forse gli elementi che caratterizzano il modello che viene presentato in questo testo? E quindi tornando, è vero, questo è un libro, come dice sempre il collega, che insegna la specificità come qualcosa che possa essere o che deve entrare comunque nei percorsi formativi perché deve essere insegnata, e forse la specificità potrebbero essere anche questi aspetti. Sono due elementi invece che mi hanno colpito. Io conosco le autrici e quindi in qualche modo ho ritrovato delle cose note, ma come sempre la differenza da informazione, sono rimasto anche così sorpreso e quindi la trasformo in una curiosità più che in una domanda. Per esempio, non mi aspettavo di trovare in modo così enfatizzato un termine che è quello di dialogico, dialogica, no? Di dialogo, ma proprio per il dialogico, non mi aspettavo di trovarlo così enfatizzato, e quindi mi incuriosisce, no? Cosa ci sta dietro, c'è qualche novità che non so. E l'ultima cosa, invece, mi aspettavo di trovare in modo molto più presente la parola, quindi il concetto, del costruzionismo sociale, del sociocostruzionismo. È accennata, la si ritrova, si capisce che c'è dietro questo, c'è questo background, però mi avrei meravigliato che non fosse proprio nominata, no? Utilizzata in modo più ridondante, e mi chiedo, diciamo, se c'è un senso in tutto questo, oppure boh. Ecco, direi che a questo punto lascio la parola, credo, a Daniele o a chi vuole, potrei dire. Grazie Antonio, grazie Roberto, grazie anche alle autrici che si stanno appunto esponendo queste nostre considerazioni e riflessioni. Lascio direi la parola a voi. Partirei dall'ordine delle autrici, nel volume. Partirei, se può andar bene, da Laura e aspettiamo un po' le vostre considerazioni e poi apriremo anche all'eventuale curiosità del pubblico. Grazie a tutti per questa partecipazione e per i commenti che avete fatto al nostro volume. Appunto, le sollecitazioni, le riflessioni che con i vostri commenti avete proposto potrebbero ulteriormente aprire nuove domande, nuove risposte, nuove domande. Però per lasciare anche poi spazio invece alle domande del pubblico eventualmente, credo che ci distribuiremo fra noi tre autrici delle osservazioni in risposta ai commenti fatti. Io volevo, perché sento che insomma un po' mi tocca sul vivo la domanda che fa Antonio Caruso rispetto sia al tema della quanto, la possiamo mettere così, il modello sistemico possa essere considerato un metamodello. Negli anni 90 era aperta questa discussione appunto sulla possibilità di considerare l'approccio sistemico un metamodello, o comunque un modello che ha nei suoi costrutti di base delle appunto nozioni che si prestano particolarmente per così offrire delle analisi e delle riflessioni di secondo livello, no? Quindi in quanto tali meta.
Però vorrei partire invece dalla domanda più specifica, che dalla curiosità che diceva Antonio, del fatto che il termine dialogico è molto più presente in questo testo di quanto non sia stato in altri scritti precedenti nostri, dove forse la parola sociocostruzionismo era più una parola chiave. Bene, vorrei invece cogliere questa curiosità, perché è un passaggio, credo che sia sia teorico che epistemologico. Io credo che sia la parola sociocostruzionismo che la parola dialogico facciano riferimento all'idea che le persone fanno delle cose insieme e che quello che fanno insieme sono prodotti sociali, prodotti interpersonali e quindi esiti, no, di danze, no, come appunto sottolineava anche il collega Coisis. Ma se guardiamo al valore, ecco, del semantico dei termini, ecco, io credo che ultimamente noi abbiamo preferito usare il termine dialogico perché il termine dialogico richiama di più al processo comunicativo e collaborativo fra le persone, che quindi in qualche modo sia più adatto a descrivere la psicoterapia, che per l'appunto avviene in una comunicazione, coordinata, mentre sociocostruzionismo, credo, proprio la parola costruire, avesse più enfasi sulla azione e interazione. Ecco, diciamo che dialogico dà una connotazione a quello che può essere la costruzione sociale, ovviamente, a cui noi tutti partecipiamo, dà una connotazione più collaborativa. Tanto è vero che, per esempio, spesso, credo, a mio parere erroneamente, le persone, a voler sottolineare che con un sociocostruzionismo si fa riferimento a delle attività congiunte, veniva enfatizzato il co parlando di co-costruzione, quando la costruzione vuol già dire fare le cose insieme, no? Quindi io credo che dialogico dia più questa connotazione e che sottolinei di più l'aspetto anche collaborativo attraverso la comunicazione, e quindi da lì l'importanza, per esempio, del linguaggio utilizzato, che non è solo verbale, ma anche ovviamente non verbale, ma insomma che coglie un po' questo aspetto. Poi io sono affezionata al termine interazione. Io credo che sia molto importante anche sottolineare che noi comunichiamo attraverso delle azioni e che quello che facciamo, facciamo insieme delle cose. Però ecco, la mia spiegazione della sottolineatura del termine è questa. Brevemente dirò anche che nello stesso ordine di idee vorrei fare un commento sull'idea che l'approccio sistemico abbia in sé dei costrutti da prestarsi per analizzare le trasversalità. Beh, io credo che l'approccio sistemico oggi è in grado di fare questo perché è molto evoluto dai suoi fondamenti. L'approccio sistemico dell'inizio era un approccio tendenzialmente frontale, in cui si considerava solo la famiglia, in cui il contesto era il contesto della famiglia, il contesto dei sintomi. È stato solo successivamente che si è aperto e ha trasferito costrutti che poteva mantenere così frontalmente, cioè attribuibili ad altri, anche a se stesso. Ecco, credo che questo passaggio, cioè il rendere la psicoterapia e gli psicoterapeuti oggetti della loro stessa riflessione, anche utilizzando i propri modelli, sia il salto verso la trasversalità, che sicuramente l'approccio sistemico ha fatto. Penso che però questo l'abbiano fatto anche gli altri modelli, cioè quello fin dei conti di rendere la terapia e gli psicoterapeuti oggetto dello studio degli psicoterapeuti, credo che sia quello che ha fatto fare il salto alla trasversalità a tutti i modelli.
Ognuno ha utilizzato costrutti più specifici, sicuramente, ecco, il contesto è per noi un costrutto fondante e credo che sia vero, questo sì, mi permetto di, insomma, di affermare che il contesto è quello che ci apre molto anche alla dimensione sociale della psicoterapia e all'idea, per esempio, di lavorare non dentro delle stanze, ma dentro delle reti. Ecco, credo che questo sia una caratteristica dell'approccio sistemico, indubbiamente. Non so chi vuol prendere la parola, le do la parola a Daniele, che dirigi un po' la... Sì, direi che appunto di lasciare la parola a Francesca e poi a chiudere Elena, ok? Sì. Sì. Allora, intanto grazie a tutti per le riflessioni, gli spunti, i commenti, anche molto lusinghieri, quindi grazie per il vostro apprezzamento. Vorrei riprendere una parola che ha colpito Roberto Goisis, che è insegnare la specificità, a specificità. Perché la voglio riprendere? Perché credo che questo sia stato un po' il punto di partenza nella costruzione di questo libro, no? Che è nato attraverso le supervisioni, quindi riflettendo, no, proprio a partire da casi clinici, che cosa si poteva mettere in campo per superare un impasse, una visione rigida, una difficoltà che i terapeuti stavano sperimentando. E inevitabilmente nel fare questo tipo di riflessioni ci ritrovavamo sempre, no, a ragionare di tutti elementi che in qualche modo esulavano dalla tecnica vera e propria, ma che avevano a che fare con delle altre competenze. E quindi in questo senso, no, siamo partiti proprio dalla specificità, perché, e questo è confermato insomma anche dai dati di ricerca, no, c'è una... grande quantità di letteratura, di manuali che insegnano delle tecniche specifiche di ogni modello, ma tutto quello che attiene alle altre competenze è lasciato un po' appunto allo stile del terapeuta, all'arte del fare terapia, all'esperienza del fare terapia, e quindi la sfida è stata questa. Proviamo a vedere, no, se invece anche queste non possono essere delle competenze. Questo perché quando si parla di competenze altre rispetto a quella tecnica, diciamo che l'elemento su cui ci sono molti, cioè, c'è una grande diffusione è quello dell'alleanza. Ma all'infuori di questo, appunto, tutto sfuma, no? E quindi per noi questo è stato importante, poterlo mettere a fuoco delineando diverse tipologie di competenze, anche proprio nell'idea che è dentro questi che vengono chiamati fattori aspecifici che in realtà si apre, no? Questa conversazione generativa, trasversale agli approcci, dove possiamo appunto fare proprio questo lavoro, no? di come concetti simili risuonano dentro diversi terapeuti e aprono proprio questo spazio di riflessione, no? E ci sono poi altre parole chiave, no? che Roberto Goisis ha utilizzato, ha segnalato, che per noi sono state importanti. Direi quello della danza, riprendo la metafora della danza perché è una metafora anche molto cara a noi, all'approccio sistemico, viene utilizzata spesso, no? E, è una metafora che secondo me aiuta proprio a delineare anche questo che dicevo, no? Perché per danzare, è vero, bisogna conoscere i passi, se voglio fare un certo tipo di danza, no? Devo conoscere dei passi, quindi sì, c'è l'aspetto tecnico, ma per danzare io devo stare in relazione con l'altro,
Quindi non è sufficiente che io conosca dei passi, devo acquisire quella sensibilità, no? Che mi porta a cogliere anche dove l'altro vuole andare, a chiedermi dove sto andando io, sto pestando i piedi all'altra persona, stiamo andando allo stesso ritmo, dobbiamo sintonizzarci. Credo che questa metafora della danza racchiuda, no? Effettivamente tutti gli altri elementi. E allora ecco che dentro questa idea, no, della danza c'è il tema del, anche del decentramento, cioè di mettersi nei panni dell'altro, del cercare di capire qual è l'esperienza dell'altro e come mi rapporto io a questa sua esperienza, come posso fare ad avvicinarmi all'esperienza dell'altro, a partire da dove sono io. E questo è un altro tema, no? Anche a noi molto caro. E c'è tutta la parte appunto di quella che dicevamo essere, no, la competenza relazionale, quindi anche capire che cosa stiamo costruendo assieme mentre danziamo. E quindi questi sono anche per noi delle parole chiave e devo dire con molto piacere, no? Sentire che risuonano attraverso sguardi differenti ed approcci differenti mi fa pensare che poi, no, quando parliamo di competenze forse possiamo davvero allargare lo sguardo. Grazie. Ecco. Grazie a tutti, mi unisco anch'io ai ringraziamenti per i vostri preziosi contributi e mi riferisco nel mio intervento in particolare a quello che Daniele Malaguti attraverso le sue osservazioni ci ha un po' rimandato, no? Quindi riparto un po' da questi aspetti, da questi stimoli che lui ci lanciava rispetto alle connessioni con l'approccio rogersiano. E prima Daniele diceva la consapevolezza dei nostri valori. Ecco, questo è il punto, diciamo, di partenza dell'autoriflessività e l'idea che appunto noi non possiamo prescindere da noi stessi, ma nel momento in cui c'è questa consapevolezza, ecco che allora questa diventa una risorsa che noi proprio possiamo utilizzare nella relazione, per la relazione di cura. Ecco, a questo proposito, un aspetto che ci ha accompagnato, che ci accompagna nel nostro pensiero, nel nostro approccio, è che molto spesso un'osservazione dice molto di più di chi osserva che non di chi è osservato. Ecco, e anche questo ha molto a che vedere con il concetto dell'autoriflessività. L'idea quindi non è quella di non avere giudizi, ma di essere consapevoli che non possiamo non averne e proprio per questo li andiamo a cercare come esercizio, no? Nel libro avete visto, vedrete per chi ci ascolta e forse non lo ha ancora letto, che ci sono proprio dei richiami a degli esercizi che possiamo fare per stimolare questa autoriflessività. E un altro aspetto che mi sembra interessante rispetto a quello che Daniele Malaguti ci diceva prima è che credo che nell'approccio rogersiano, così come lui ci sollecitava con il suo intervento, ci sia una commistione tra quella che noi definiamo competenza epistemologica, ovvero l'autoriflessività, e anche la competenza relazionale. Perché ad esempio quando ci diceva, no, dell'altro come portatore di potenzialità e quindi l'immagine positiva dell'altro, del cliente, del paziente, ecco che per noi, e qui entra in campo molto l'aspetto invece della competenza relazionale, che poi è strettamente connesso anche alla competenza epistemologica, ma in questo senso mi fa piacere sottolinearlo qui, proprio perché in letteratura la competenza relazionale è molto citata anche da vari approcci, non per forza sistemico, ma viene concepita soprattutto in termini di alleanza terapeutica e quindi in termini di qualità e di forza della relazione. Quello che noi abbiamo cercato di
di precisare, di argomentare nel nostro volume è che la competenza relazionale ha due aspetti. Vi è un primo aspetto che, appunto, come la letteratura ci riporta, ha più a che vedere con l'alleanza terapeutica, ma c'è un'altra parte molto importante che si ricollega a quello che diceva un attimo fa Francesca Balestra, prima ancora Goisis, ovvero l'aspetto della danza relazionale, e la capacità di cogliere questa danza è un aspetto molto importante, nel fare questo, quello che noi sottolineiamo, e qui mi ricollego a quello che diceva prima Daniele Malaguti, è anche l'importanza di aiutare i nostri pazienti a costruire un'identità positiva. Quindi l'idea che comunque nella cura, nella terapia, non ci sia solo, tra virgolette, una risoluzione, no, di quello che può essere un disagio, ma contemporaneamente per noi è molto importante che il paziente ne esca valorizzato, e questo non è scontato nella risoluzione di un disagio, no? E credo che questo sia un punto di contatto con quello che possa essere, ecco, un punto di contatto con quello che si diceva prima. Quindi questa attenzione alla base sicura e all'immagine positiva di sé da parte del paziente. Ma non solo, anche l'aspetto dell'empatia, che ad esempio noi abbiamo definito, no, ripercorrendo i temi dell'alleanza, rispetto all'idea della connessione emotiva. Anche questo è un aspetto importante, ci siamo trovate tra di noi a discutere, a riprendere delle discussioni anche che ci è capitato di sentire in altri contesti, ad esempio di supervisione con colleghi in formazione, quanto il terapeuta può parlare di sé all'interno della relazione terapeutica. Ed ecco che anche in questo caso non c'è una regola in assoluto, ma in alcune situazioni ebbene, può essere utile, come vedrete in un esempio, in un caso che abbiamo trattato nel libro, che anche il terapeuta possa raccontare qualcosa di sé, se questo è funzionale alla relazione. Quindi in quel momento, nel qui e ora della relazione, che non è possibile predeterminare prima, ecco, non è possibile saperlo se non in quel momento mentre si vive la relazione. Mi appresto a concludere. E tornando alla domanda, no, finale di Daniele Malaguti, che ci chiedeva appunto come questi aspetti comuni, no, possono essere integrabili, no, rispetto alle varie dimensioni anche della persona, della relazione, del modello teorico. Ecco, io credo che la nostra sfida, no, nel proporre questo modello prismatico con queste varie facce, con queste varie competenze, sia un po' una sfida che probabilmente stasera è quella che abbiamo citato meno, ma siamo assolutamente consapevoli che c'è una competenza tecnica che è assolutamente importante, fondante, dalla quale non possiamo prescindere, non vogliamo prescindere, ma che non possa essere la sola, e soprattutto che non possa essere la sola ad essere insegnata, ma quello che ci auspichiamo è che sempre più accanto a una competenza tecnica su cui abbiamo anni e anni di storia, di apprendimento, di insegnamento, possano esserci anche altre competenze come quelle che abbiamo citato, relazionale, epistemologica e sociale, di sensibilità al contesto, che sempre più possano essere integrate nei nostri modelli, rendendoli quindi complessi, come complessa è la terapia e l'incontro con il paziente. Grazie davvero Elena, Francesca e Laura per anche le vostre risposte. Se ci sono domande, direi che possiamo attendere. In questo momento vedo che non ce ne sono, però un tema che è venuto fuori è quello della danza. È come se avessimo fatto un passo di risposta, ed è una danza che davvero mi piacerebbe anche poter continuare. E allora in questo
tempo che ci rimane, vorrei rispondere con un altro passo, sia per chi desidera, a partire da me e da Roberto, e poi a finire con appunto Antonio. Quindi faremo un ultimo giro, se per le autrici può andare bene, su cui poi andrei a chiudere. La cosa che mi hanno suscitato le vostre risposte è legata al fatto che nel leggere anche questo testo un po' cerco di immedesimarmi nei nostri colleghi più giovani, che appunto si ritrovano dentro ad un inizio della loro percorso, dove effettivamente il modello di riferimento è importante, no? Avvicinandosi appunto alla pratica della psicoterapia. E credo che lo spirito con cui è stato costruito questo volume, e anche la collana dentro al quale è entrato, voglia proprio dare una risposta anche a, credo, ed è quello su cui ci siamo anche confrontati, io mi sono confrontato con le autrici, dare una risposta anche a questo elemento qua. E una cosa che mi aveva colpito, esco un po' fuori dal setting, me ne rendo conto, però è sfrutto il mio privilegio di aver parlato con voi. Una cosa che mi aveva colpito è come la risposta che voi date in parte è come il modello di riferimento diventi una cornice importante dentro la quale puoi portare tutta la costruzione che possiamo avere come persone e come professionisti nei fattori comuni o aspecifici che abbiamo citato. Quindi questa risposta che avevate dato mi ha colpito, perché effettivamente poi nel libro voi fate anche, date un'immagine molto un'immagine proprio, una figura di una piramide, dove la base c'è la persona come terapeuta, che è la parte più alta, e all'apice c'è il modello di riferimento, che è la parte più stretta. Ma quello che credo sia importante, e che è stato anche importante per me nel leggere il volume, è proprio ritrovare come queste parti tra di loro appunto dialogano, e nello stesso tempo vedere anche come è nello sviluppo di noi come psicoterapeuti nel tempo che ci permette sempre di più di sposare i nostri modelli di riferimento da una parte, e sviluppare anche quella creatività e quell'uscita da certi binari che sono molto rigidi all'inizio e che non vogliamo superare o che abbiamo paura di superare. Il fatto, come diceva Francesca, che il libro sia nato dalle supervisioni è significativo e si sente, perché lì si incarnano gli elementi del caso clinico e di come è stato affrontato, ma nello stesso tempo ti ci ritrovi effettivamente, perdonatemi questo entusiasmo che però è tale, ti ci ritrovi perché sono cose che ti succedono e dentro le quali tu ti metti in discussione rispetto a come ti poni, rispetto alla dimensione teorica tua, rispetto a come sei tu e rispetto alla lettura del processo. E quindi credo che alla fine, per molti di noi, quando sei all'inizio il tuo modello non ti basta mai e sei sempre alla ricerca della tecnica, quando credo che effettivamente la risposta sia nelle altre due elementi, negli altri due fattori, e forse anche, ammetto, in una pazienza nel crescere in queste dimensioni dove non ci arrivi con una tecnica. Mi colpiva molto come anche il vostro percorso di formazione effettivamente spinga molto
sulla crescita della persona, della sua autoconsapevolezza, della sua riflessività e della capacità appunto di mettersi in discussione rispetto alle ipotesi. Ma mi viene da citare naturalmente l'onnipresente Yalom, però una cosa che mi colpiva leggendolo è come lui all'inizio, in un libro dove appunto in Diventare se stessi, diceva che nella psicoterapia, nel valutare la sua relazione con un suo paziente, era talmente contento delle bellissime interpretazioni che faceva, leggi tecnica, e come invece il paziente che, la paziente che gli aveva rimandato quelle che erano le sue impressioni in questo scambio che avevano, dove ognuno scriveva come impattava l'altro nelle sedute terapeutiche, è stato anche pubblicato poi questo carteggio, le interpretazioni fossero la cosa più lontana possibile da tutto quello che lei sentiva del terapeuta. Molto interessante come, fermandosi nella tecnica, ritrovava una sicurezza sua che però non era assolutamente una rispondenza nella qualità della terapia vissuta dalla paziente stessa. E credo che questo nel libro si senta molto, e ammetto che è un bel regalo da questo punto di vista, al di là dell'approccio. Credo che la trasversalità di cui avete parlato sia qualcosa che si sente ed è presente dentro il testo stesso, e un po' forse l'abbiamo esperita anche noi tre nel momento in cui ci stiamo dialogando assieme. Mi fermo qui, lascio a Roberto la sua una considerazione, poi a seguire ad Antonio l'ultima, diciamo. Sì. Continuiamo le danze. E sì, pensando ai giovani che spero che siano presenti o che prima o poi leggano questo libro, a me piace moltissimo questa metafora che tento un po' utilizzare, che è quella del nuoto. Si può stare sul bordo di una piscina, di un fiume, di un lago, di un mare, a farci spiegare finché vogliamo come si fa a nuotare, ma a un certo punto bisogna buttarsi dentro e cominciare a farlo. E questa è un po', credo, può essere una buona metafora a cavallo fra specificità e aspecificità. L'altra osservazione invece è che da qualche parte nel libro parlate di simmetria, tormentone antico in tutte le terapie, no? Del problema della simmetria o della asimmetria. A me piace molto coniugare il concetto di simmetria in cui credo, con tutto quello che parlate voi, anche di dialogo e quant'altro, con il concetto però di responsabilità. E di nuovo pensando alla danza, è indubbio che per quanto sia una danza il più armonica possibile, c'è qualcuno che in genere un po' conduce a un ruolo e uno ne ha un altro. E quindi la domanda è un po' questa: come coniugate i due vertici, i due punti, quello appunto della opportuna simmetria con quello però della responsabilità nel vostro modo di lavorare? E grazie. Antonio, tocca a te. Ho cominciato a pensare al concetto di ordine e disordine, dove Bezzognano, dove l'ordine è quello che ci dà meno informazione e il disordine è quello che ci dà più informazione. E io dico sempre ai miei allievi che noi, quando entriamo per la prima volta in una seduta, siamo nel massimo del disordine, e quindi è un'ottima possibilità perché abbiamo il massimo di informazioni, però poi abbiamo bisogno di mettere ordine, di costruire un'ipotesi, di collegare in un certo modo gli elementi che percepiamo, e quindi a un certo punto ci sembra di aver capito e lì ci sentiamo di aver messo ordine, e quello è il punto di partenza per creare di nuovo disordine, sparigliare, come si dice a carte, perché se no non avremo più informazione. Che cosa c'entra tutto questo con il libro e con la conversazione sviluppata stasera? Beh, perché a un certo punto mi sono chiesto due cose. Uno, l'enfasi sulla insegnare la aspecificità, beh, in qualche modo non è un modo di togliere un po' di aspecificità alla aspecificità, e quindi ordine e disordine? È una mezza domanda. E poi un'altra cosa che ho pensato è, visto che l'intervento di prima che ho fatto era per vedere gli elementi che
danno l'identità al modello che presentano le autrici. Insegnare la aspecificità, questo insegnamento può essere caratterizzante il modo in cui quel modello fa insegnare, fa formare sulla aspecificità. Allora forse anche su questo i modelli si differenziano, su come, tra virgolette, insegnare o preparare a quelle, a quei fattori che in qualche modo appunto sono specifici. È arrivata anche una domanda in cui si chiede appunto, e la lascerei a voi autrici, quali sono le caratteristiche essenziali di un buon terapeuta e se l'attenzione alle dinamiche sociali sia tra queste caratteristiche. Ecco. Laura? Dunque, io prenderei la domanda di Roberto Boisis su simmetria e responsabilità, su cui peraltro ho riflettuto anche tanto tempo fa. Però prima di arrivare lì, volevo ricordare che fra le varie caratteristiche della danza, ovviamente c'è quello di conoscere i passi, di stare in sintonia col partner, ma c'è anche quello di far fronte all'imprevisto e di farlo insieme all'altro, quindi di coordinarsi nel fronteggiare il nuovo. E credo che questo anche costituisca una di quelle trasversalità, perché in ogni modello, in ogni terapia condotta con qualsiasi modello, secondo me il tema dell'imprevisto è un altro tema molto importante, perché di solito lo si affida all'esperienza, quindi all'età dei terapeuti, ma io credo che invece anche quella debba essere un aspetto importante nel momento in cui si affronta il tema della terapia come processo. Ecco, per venire invece all'interessantissima questione della simmetria e responsabilità, ecco, io da tempo ho un po' abbandonato il tema della parola simmetria, che è indubbiamente spesso collegata anche non solo all'essere uguali, ma al battagliare sul fatto di essere uguali. Quindi io preferisco sicuramente parlare di una posizione, no, di parità che il terapeuta e i clienti hanno nel processo terapeutico. Ma in cosa consiste questa parità? Beh, consiste nel fatto che entrambi, sia il terapeuta che i clienti, contribuiscono con pari, diciamo, peso alla costruzione della danza. Devono ballare tutti e due, e se ne manca uno, la danza non c'è. Diceva Bateson, non si può battere le mani con una mano sola. In questo senso, le mani nell'applauso svolgono la stessa funzione, lo stesso ruolo. Quindi da dove viene invece il discorso della responsabilità? Ecco, per me la responsabilità consiste nel fatto che il terapeuta ha la responsabilità di conoscere, sapere, monitorare gli aspetti di processo della psicoterapia, quindi di essere in grado di analizzare quello che sta succedendo, quindi in sostanza la responsabilità di riflettere sulle proprie premesse e la responsabilità di considerare il contesto più allargato in cui il terapeuta è, il paziente o il cliente è, perché si possa far carico anche di questo. Cioè io ricordo sempre l'insegnamento di Bronfenbrenner, che dice che nessuno
riesce a star bene se lo star bene non comporta il far star bene gli altri a cui si è legati. Quindi questa è una grande responsabilità anche del terapeuta, cioè farsi carico delle ripercussioni del benessere delle persone, e noi su questo nel libro lo sottolineiamo abbastanza. Quindi ecco, come dire, la responsabilità del terapeuta è la responsabilità di prendere questa posizione di secondo ordine che analizza il processo terapeutico. Questa non è una responsabilità del cliente, che può spontaneamente partecipare all'invito a ballare, all'invito a danzare, senza preoccuparsi di capire se quello lì è un tango, un valzer o un rock and roll, mentre chi conduce ha in qualche modo questa responsabilità. Non so, altre... Francesco? Risponderei a Daniele Malagutti sulla la relazione che c'è tra questi diversi elementi, no? Che sono la tecnica, la parte della relazione terapeutica e del terapeuta. E, credo che sia una questione di, appunto, equilibri. Equilibri che però si possono modificare, no, nel corso del tempo. Certamente l'aspetto tecnico è quello con cui ci si rapporta, no? Nella formazione ci si rapporta per primi con l'aspetto tecnico. È importante perché sottolinea anche una differenza, no? Rispetto ad altri percorsi formativi che si è scelto di non seguire. Ed è la parte su cui si inizia ad esercitarsi, no? Quindi certamente all'inizio la parte della tecnica è quella che dà più sicurezze e credo sia anche utile, no? a sviluppare un'identità come terapeuti. Il fatto di poter considerare, no, però tutti questi elementi interconnessi ci fa anche pensare che appunto questi equilibri si possono modificare nel tempo e che non sono aspetti separati. E in questo senso, no, poi le altre competenze che forse hanno velocità di apprendimento diverse, perché certamente riuscire a... adottare una competenza relazionale, quindi ad avere la capacità di leggere quello che sta succedendo nella relazione, a acquisire una competenza epistemologica che ha a che vedere con conoscere le proprie premesse, saperle utilizzare, interrogarsi, no, sui propri pregiudizi, ma anche esercitarsi ad avere, come diceva prima, anche un pensiero divergente. Questi sono aspetti che richiedono, no, un tempo di apprendimento diverso. È pur vero che appunto non possiamo pensarli separati perché quello che è successo forse, no, anche nella storia della riflessione sull'efficacia della terapia è che ci sono state delle posizioni predominanti, no, in certi momenti, quindi prima una grande enfasi sulla tecnica come se il modello, no, potesse spiegare da solo l'efficacia della terapia, perché se abbino il modello alla sintomatologia giusta allora questo già dovrebbe risolvere, no, le difficoltà. Oppure viceversa, no, c'è stato lo spostamento sulla relazione, allora c'è questo che, no, in letteratura viene definito il verdetto del Dodo da Alice nel Paese delle Meraviglie, per cui tutti hanno vinto, no? Tutti hanno partecipato e tutti hanno vinto, che vuol dire se esercito solo le altre competenze a specifiche posso portare ad un cambiamento positivo, ecco, anche questo non lo possiamo dire, no? Quindi è proprio in questa connessione che sta l'efficacia di una terapia, è nel saper dosare, no, queste diverse competenze.
L'immagine della piramide che noi utilizziamo nel libro, che non è frutto della nostra elaborazione, ma è presente in letteratura, rende proprio conto di questo, no? Di come la tecnica sia una componente fondamentale, ma che deve potersi appoggiare alla relazione con i nostri clienti e che deve potersi appoggiare a tutta la riflessione che noi terapeuti siamo chiamati a fare sulle nostre premesse, questa responsabilità di cui parlava appunto anche Laura, sulle nostre premesse, sul modo in cui stiamo in relazione con l'altro. Perché c'è una parte che si gioca, no, nel qui ed ora della relazione, ma c'è una parte che ha a che vedere con quanto noi come terapeuti, assumendoci la responsabilità del nostro ruolo, riflettiamo su quello che facciamo nella relazione con l'altro. Passo la parola a Eli. Ok, riprendo la parola per rispondere a Antonio Caruso, che ci lanciava questa bella sollecitazione da docente, che peraltro condivido, sull'idea, no, dell'ordine, del disordine. E appunto, quando ci sembra che ci sia troppo, le cose vadano troppo in ordine, interrogarci su sul fatto, no, su quanto stiamo considerando davvero tutti gli aspetti. Ecco, lui diceva: ma questo non può essere un modo di togliere specificità, la specificità alla specificità. Ecco, su questo credo che questo aspetto sia molto connesso all'idea dell'intreccio, no? Ancora una volta ne parlavo un attimo fa Francesca, ma credo davvero che queste competenze siano tanto più utili, più efficaci, quanto siamo in grado di vederle nel loro intreccio. E rispetto al nostro volume, al nostro libro, no? Credo che ci siano due aspetti per noi importanti rispetto a queste competenze. Cioè, prima si parlava, no, che questo libro è nato durante le nostre supervisioni, quindi a volte, molto spesso si arriva, se non sempre, si arriva a fare supervisione perché si è in difficoltà, no? Quindi ci si trova di fronte a un impasse. Però diciamo che il nostro obiettivo è quello che ci piacerebbe, è che questo modello delle competenze potesse avere una duplice funzione, no? Cioè, da un lato il fatto che possa essere utilizzato appunto nei momenti di impasse in cui sentiamo che qualcosa non funziona e quindi ci interroghiamo rispetto alla relazione, alla nostra posizione, al contesto in cui la terapia avviene. Ma non solo, no? Penso che la nostra idea è che queste competenze possano essere considerate come modo di procedere, no? Quindi quello che si diceva un attimo fa nella sollecitazione di Antonio Caruso, cioè il fatto di, dopo che le cose vanno tutte in disordine e si crea ordine, tornare ponendosi tutta una serie di domande, no? Tra cui non solo gli aspetti tecnici, che comunque rimangono, ma anche questi aspetti più aspecifici, e quindi avere contemporaneamente presenti tutti questi aspetti che in un qualche modo vanno insieme, no? Imparare a considerarli nella loro complessità. Rispetto all'insegnare queste aspecificità, ecco, su questo credo che l'ultima parte del volume, dove parliamo, no, oltre la psicoterapia, sia una parte molto importante per rispondere a questa sollecitazione, cioè laddove parliamo di alcune competenze come competenze di secondo ordine e che quindi possono incontrare tutti i professionisti, non solo che come noi fanno terapia a partire da modelli diversi, ma che lavorano nella relazione di cura anche senza essere per forza psicologi, psicoterapeuti, ma che possono essere educatori, possono essere medici, pediatri, possono essere infermieri, eccetera, eccetera. Ecco, e su questo l'idea è che queste competenze di secondo ordine possano andare a incontrare tutti, anche appunto a partire, in questo caso non più sicuramente anche da modelli diversi, ma in questo caso anche proprio da professioni diverse.
Lascerei la parola a Laura per la domanda dal pubblico di Maurizio. Sì, molto brevemente, perché prima si parlava di responsabilità, no? Roberto Goisis aveva introdotto il tema della responsabilità terapeutica. Ecco, e quindi la domanda che è stata fatta è riguarda appunto la dimensione, quanto uno psicoterapeuta debba tener conto della dimensione sociale. Ecco, io credo che sia un aspetto importantissimo del bravo psicoterapeuta, cioè quello della sua responsabilità rispetto all'intreccio fra le dimensioni, i processi individuali, interpersonali e sociali. Perché? Beh, perché il livello sociale, cioè come in sostanza i fattori sociali contribuiscono alla costruzione del benessere o malessere delle persone, è spesso il livello più dato per scontato, meno guardato, meno osservato, meno considerato. E tuttavia, diciamo che è quel livello, quello sociale, che è il livello dei valori, è il livello della nostra concezione della vita, dei rapporti, di cosa è, sono i diritti delle persone, di quanto valorizziamo le persone. Quindi è un livello a cui noi partecipiamo più o meno consapevolmente. Io credo sia opportuno che gli psicoterapeuti invece partecipino consapevolmente anche alla dimensione sociale, perché hanno due possibilità attraverso i loro interventi: o confermare, diciamo, certi valori, o sfidarli, o invece, come dire, promuovere quello che è una estensione di un approccio inclusivo, perché la psicoterapia si confronta esattamente con proprio questo aspetto, cioè con l'aspetto della diversità, della molteplicità, della grande molteplicità. E quanto la molteplicità è socialmente considerata positivamente o negativamente, credo che sia un affare anche degli psicoterapeuti. È un discorso molto ampio, ma che sicuramente richiede riflessione e assunzione di responsabilità. Noi possiamo attraverso le psicoterapie confermare o invece mettere in discussione i pregiudizi, se abbiamo fatto l'autoriflessività che ci permette di renderci conto che ne siamo anche noi parte. Grazie. Bene. Io ringrazio tutti davvero con calore e con soddisfazione per questo bellissimo balletto che abbiamo fatto tutti assieme. Ringrazio Roberto Goisis e Antonio Caruso, che sono stati coinvolti come lettori d'eccezione e per appunto ciò che ci hanno portato. Ringrazio assolutamente, infinitamente le nostre autrici, appunto Laura Frugeri, Francesca Balestra ed Elena Venturelli, che appunto si sono rese disponibili a questo dialogo e a presentare il loro volume. Ringrazio il Mulino per l'organizzazione e anche il centro appunto di Bolognese di terapia della famiglia, che appunto ha collaborato nell'organizzazione di questo evento. Ringrazio il pubblico che ha ascoltato e la domanda che è arrivata, nella speranza di rincontrarci. Lascio ai lettori la lettura del vostro bellissimo libro e auguro a tutti quanti una buona serata. Grazie.